È stato Oscar Farinetti l'ospite d'onore questa mattina a Pescara Terrà, il primo forum della transizione ecologica giunto alla giornata conclusiva e in corso di svolgimento all'Aurum. Il creatore di Italy ha parlato delle buone azioni da mettere in campo per perseguire la sostenibilità ambientale. Dobbiamo cambiare completamente visione del consumo. Io sono contrario alla decrescita felice, perché la decrescita è sempre infelice, però sono a favore di una crescita consapevole. E noi che ci occupiamo di consumo, quindi siamo il centro di un modello sociale, perché il nostro modello sociale si chiama società dei consumi, dobbiamo essere i primi a convertire la nostra offerta con questi nuovi sentimenti nuovi. C'è perfino qualcuno che sostiene che ormai il tempo è scaduto. Il 90% degli scienziati ci dice che se non cambiamo modo di creare energia e di consumarla per realizzare prodotti e servizi da consumare, andremo a sbattere contro il muro, cioè finirà la vita umana su questo pianeta. Un bel terzo di questo 90% dice che siamo già fottuti. Speriamo che abbiano ragione gli altri. Qui dobbiamo velocemente andare verso la sovranità energetica in Italia. A fare gli onori di casa l'assessore regionale all'ambiente Nicola Campitelli, che ha illustrato le azioni della Regione Abruzzo nel campo della transizione ecologica. Noi abbiamo bisogno, al di là degli eventi e delle attività operative che noi come Regione Abruzzo stiamo portando avanti, come ad esempio tutta la capacità rinnovabile che noi vogliamo incrementare, quindi fotovoltaico, l'eolico, la geotermia, la bioenergia, rifiuti come risorsa, non più un pericolo per i nostri cittadini. Stiamo all'avanguardia dal punto di vista della sperimentazione dell'idrogeno, stiamo trasformando da elettrico a idrogeno la tratta ferroviaria Sulmona-L'Aquila-Rieti-Terni. Abbiamo convocato il primo tavolo idrogeno permanente, dove in effetti noi vogliamo avere una programmazione regionale completa sulla filiera dell'idrogeno. Stiamo portando avanti tantissime altre iniziative, abbiamo approvato una norma sulle comunità energetiche, quindi una rivoluzione energetica che parte dal basso, dove cittadini, imprese possono mettersi insieme e autoconsumare l'energia elettrica rinnovabile, quindi green, prodotta, quindi benefici non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico per l'utente finale. Quindi queste sono solo alcune delle iniziative che noi stiamo sostenendo e sosterremo e stiamo sostenendo ancora di più con la programmazione 21-27. Però accanto a queste iniziative, che sono tutte iniziative operative, abbiamo bisogno anche di attività culturali, di formazione, di stimolo e di sensibilizzazione rispetto a queste tematiche. Quindi Terrà è proprio un evento di sensibilizzazione affinché tutti quanti noi possiamo essere parte attiva del futuro del nostro pianeta.